La mia fortuna finì nel 45 con una pallottola nella gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per un mese. Così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Hey! Bentornato a casa! Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina! È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Eccola. Empire Bay. Dimmi, ti manca? Certo che mi manca. Anche se non è che mi ha trattato bene, ma è sempre meglio di una trincea. Ma sto tempo di merda. Dicono che è l'inverno più rigido di sempre. Secondo i giornali durerà ancora per settimane. Ma non preoccuparti, vedrai che un drink ti scalda. Da quanto tempo non beviamo insieme? 2 anni? Quasi 3. Era il party di Tony Sacchelli, vero? Andiamo, Vito, so. L'ultimo drink insieme è stato dopo il funerale del tuo vecchio. Poco prima della tua partenza. Te lo ricordi, no? Non sono passati neanche 5 minuti e già parliamo della morte di mio padre. Cambiamo argomento, ti va? Dimmi, amico, com'era da quelle parti? Leggevo sempre il giornale per vedere cosa succedeva laggiù. E sai quanto odio leggere. Già, lo so. Gli avete fatto il culo a Mussolini, vero? Più o meno. Ci ha dato una mano un certo Don Calò. Ma dai, Don Calò, so chi è. Davvero? Sicuro. Conosco della gente come lui qui, mafiosi. Se lavori per loro sei a posto, se le fai incazzare sei morto. Ti sei dato da fare, eh? Già, hai avuto una medaglia, giusto? Dal vecchio Patton in persona. Oh, allora sei un vero eroe di guerra, eh? E poi cosa hai fatto? Ti sei scopato un paese siciliano e sei tornato a casa, eh? Sì, come no? Il vecchio paese. Da queste parti ti puoi fottere qualunque cosa che respira, non gliene frega un cazzo a nessuno. Alla salute degli Stati Uniti e al tuo ritorno. Salute. La salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? No, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non vuoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Ehi, Giuseppe, sono Joe. Ti ricordo il favore della settimana scorsa? Il suo nome è Vito Scaletta. Grazie, Giuseppe. Va bene, a dopo. Ok, senti qui. Pare che la tua ferita sia molto più seria di quanto sembrava. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Eh? Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto, le mie conoscenze. Avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera. E come faccio a pagare? Ci ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornata a casa. E non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Fidati. Beh, grazie. Prego, tu per me sei come un fratello. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo. Ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio 4 passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci. Non ci credo, mi hai fatto congedare. Grazie. E ora, vediamo più tardi. È bello riaverti qui. Eccoci qui. Ok, grazie. Tieni il resto. Vito! Dai, Maria, lascialo venire! Ma sì, torniamo subito! Cazzo! Amico, spero che siano i nostri. Certo che lo so. Già, è quello che dicevano tutti quanti già. Ah!
Ciao. Vito. Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Vito! Sorellina, io come va? Francesca. No. Sono così contenta. Qui. Siedete, siedete. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia, mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già. Sicuro? Vito, bada a come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno, rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Ci vediamo domattina. Dormi bene, bambino mio. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare. Allora dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Se ne è occupato Joe per me. Joe? Vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, no. Vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Sai, tuo padre lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui... Lavorare sodo, come faceva tuo padre. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Li troveremo, se insomma. Io lo prometto. Tutto quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo! No! Ah, sì? Sì. Avanti, bamboccio. Te faccio vedere io. Ti credi un duro perché spaventi una donna, eh? Avanti. Vediamo che sai fare. Vito, ti prego. Stai peggiorando le cose. Vito, non è un problema tuo. Affanculo! Bravo, bene, levati dalle palle! Ve ne pentirete! Tutte e due! Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny! Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2,000. Cosa? La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana. Altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto.
Chi è questo tizio? Non lo so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Oh, come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Gio può aiutarmi. Oh! È a posto adesso? È uguale a com'era un attimo fa, quando me l'hai chiesto. Ah, sei il solito incapace. E che cos'hai adesso? Ci stai mettendo una vita. Scusi, signora, sa dove vive Gio Barbaro? Disturbo? Ah, figurati! Entra, parliamo! Oh, porco schifoso! Ho rimorchiato questa ragazza mentre tornavo dal bar. Ti stavo aspettando. Va bene, ragazze, basta così per ora. Affari. Tornate domani, riprenderemo da dove abbiamo interrotto. Hop, hop. Dai, Joy, perché smettere quando possiamo divertirci? Il divertimento è finito, piccola. Un'altra volta. Vito e io non ci vediamo da un sacco di tempo e abbiamo molto da recuperare io e lui. Te la passi bene, caro Joy. Non male. Credimi, quella puttanella spagnola è un animale. Come è andata a casa? Bene. Anche se mamma non era contenta quando ho parlato di te. Sai com'è? Vuole che faccia un lavoro pulito. E ne cercherai uno? Non lo so, ma non voglio fare gli stessi errori del mio vecchio. Devo pagare i suoi debiti e poi trovare un posto dove vivere. Voglio i soldi e non li farò timbrando il cartellino. Ehi, puoi stare da me per tutto il tempo che vuoi e troviamo un bel lavoro per fare tanti soldi senza che ti ammazzi, va bene? Musica per le mie orecchie. Per ora vivo coi $20 alla settimana che mi dà lo Stato. Conosco molte persone che pagano bene per lavori, diciamo, rischiosi. Sono sicuro di poter trovare qualcosa per un vecchio amico. Lavorare da felliti, poco ma sicuro. L'hai detto. Ok, per prima cosa devo farti conoscere Giuseppe, così possiamo prendere le carte di congedo. Andiamo. E i soldi per tutto questo li hai fatti negli ultimi 3 anni? Negli ultimi 3 mesi, direi. Ho avuto appena il tempo di arredare questo posto. 3 mesi? Minchia. Devi conoscere la gente giusta e tu sei a posto, perché conosci me. Allora, hai pensato a cosa farai adesso? Hai detto che mi facevi conoscere questo Giuseppe. Ehi, credi che potrei... Cosa lì? Guidare? Le strade sono ghiacciate, non hai mai guidato un'auto prima. Giù, in guerra ho guidato per quasi tutto il tempo. Già, ma questa non è un carro armato, è una delle più belle auto in giro. Non guidavo un carro, ma una Jeep. Che minchia è una Jeep? È una... Fa lo stesso. Mi fai guidare oppure no? Va bene, con le chiavi. Basta che stai attento e non mi rompi il cazzo. Allora, quando fa un cazzo di freddo fuori, devi dare un po' più di gas del solito. E quel pedale là, sulla destra. Lo so, Joe, lo so.
Ok, gira a destra, poi vai dritto per un po'. Ehi, piano, 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 rallenta un po', non c'è bisogno di farsi fermare per niente. Pietro, sai che ore sono? È giorno, che cazzo vuoi che ne sappia? È l'ora di andare a prenderti una macchina. Mi piacerebbe se potessi permettermela. E chi ha detto che la deve pagare? Sai, hai detto la verità. Ti hanno davvero insegnato a guidare laggiù. Almeno ne hai cavato qualcosa di buono. Oh, ma guarda che bellezza! Bella, una Jefferson del 42. Con una macchina come quella sarebbe un vero peccato rompere il finestrino. Vai da Giuseppe a prendere un paio di grimaldelle. Benvenuto all'Emporio di Giuseppe, il paradiso dei ladri. Se cerchi qualcosa, lui ce l'ha. Ti può vendere. Ehi, Giuseppe, ti ho portato un nuovo cliente. È uno a posto, vero? Sì, signore, completamente. E Vito, un vecchio amico. Questo è Giuseppe, il miglior scassinatore di Empire Bay. In pensione, prego. Come te la passi? Sono per te le carte? Proprio così. Beh, le hai già fatte. È stata una rottura, ma sono pronte. Beh, grazie. Funzioneranno, vero? Nessuno dell'esercito ti darà più fastidio, credimi. Visto? Che ti avevo detto? Ecco i soldi. Prendi i documenti, Vito. Ci servono anche dei grimaldelli? Sì, ci servono. E indovina chi le paga. Grazie. Puoi provarli ora. Ecco, prendi questa serratura. Devi solo metterci dentro il grimaldello e sollevare tutti i perni. Usi quest'altro per tenerli fermi, uno per uno. Quando i perni sono finiti, gira il secondo grimaldello e apri. È facile. Ah, merda. Ci vediamo, Giuseppe. Facile, eh? Non preoccuparti, lui impara. Io lo faccio sempre quando dimentico le chiavi in macchina. Ok, te va ancora di rubare quella macchina? Scherzi, certo che sì. Ecco la tua occasione. Possibile veicolo rubato. Accelera! Ricevuto. Furto di veicolo in corso. Inseguo il sospetto. Sì, ma non è ancora finita. Seminale svelto. 10-4. Fermo dove sei. Bene, forse l'abbiamo seminato. Ti piace la macchina? Non male, penso che la terrò. Bene, andiamo a cercare una carrozzeria. Offrono proprio il servizio che fa al caso nostro. Quanto mi verrà a costare? Ci ho pensato io, non ti preoccupare. Va bene un carrozziere qualsiasi, conosco quello che li gestisce. Ecco, parcheggia davanti alla porta del garage. Ok, adesso suona il clax. Buon pomeriggio a te. Cosa cerchi? Una nuova targa? Per te questo è altro. Grazie mille. Bene, adesso dovresti conoscere Mike Bruschi. Potrebbe avere qualche lavoretto per te. Ok, dov'è? Ah, uno sfasciacarrozzi a Riverside. Non te puoi sbagliare. Ehi,
Chi è quello? Chi? Quello alla carrozzeria. Ah, Tommy! È il nipote di un mio amico. Dovresti vedere come si muove. Un paio di settimane fa eravamo a ballare a Oyster Bay. Ha mandato tutte le puttane fuori di testa. Noto una punta di invidia. Scherzi, non mi serve sapere ballare. Io ci so fare, amico. Adesso ti dico un paio delle mie frasi migliori, così forse non ti tocca passare troppe notti ad ammazzarti dei seghi. Eccone una. Ehi, hai uno specchio in tasca? Perché riesco a vedermi nelle tue mutande. Ed eccone un'altra. Se stessi dormendo, è te che sognerei. No, no, avanti. Sì e no. E senti questa. Ehi, perché non andiamo a casa mia a giocare ai mimi? Tu fai la porta e io ti sbatto. E secondo te funziona? La sai la differenza tra il sesso e quattro chiacchiere? No? Che dici? Vieni da me a parlarne. Hai dei problemi, lo sai? Questa è infallibile! Ehi, dolcezza, ben vestito. Starebbe bene sul pavimento ai piedi del mio letto. Questa è pessima. Ehi, quando hai certi argomenti non occorre saper usare bene le parole. Capisci cosa intendo? Quello lì è lo sfasciacarrozze di Mike, ma attraversa il cancello. Ma guarda che c'è! Ehi, ma è che ciao, bello! Ciao. Che sorpresa! Brutto. Minchia, Mike, potresti lavarti quelle cazzo di mani ogni tanto? Ora devo farmi il bagno. Ehi, stavo lavorando. La gente che lavora alle volte si sporca, sai? Tra l'altro me le sono appena pulite. Con cosa? Lo stesso cazzo di straccio che usi per pulire il bagno, testa di minchia! Dacci un taglio, sei dell'ufficio sanità o sei qui perché vuoi fare affari? Affari, chiaramente. Questo è il mio amico Vito. Vito, questo è Mike Bruschi. Non stringergli la mano, non ho così tanto sapone a casa. Piacere di conoscerti. Io e Vito siamo vecchi amici. È appena tornato dall'Europa e gli servono soldi. Così io ho pensato che potevo aiutarti col tuo problema dei ricambi. Posso garantire per lui. Ok. Joe ti ha parlato dei nostri affari, giusto? Sì. Senti, voglio solo auto normali, niente di speciale. Ti do qualcosa per ogni auto. Prendo solo quelle che riesco a gestire. E non portarmi gli sbirri, ok? Se ti seguono fin qui, io non ti ho mai visto prima. Mi hai capito? Capito. Cristo, Mike! Mi hai sporcato il cappotto con quelle manacce sporche. Mi è costato una fortuna. Va bene, datti una calmata o te li infilo nel culo, checca. Sai quanto costa il lavaggiasetto? Santo un sacco. Dio. E chissà se riusciranno mai a togliere questo schifo. Ma puoi stare zitto. Vito, ascoltami. Oggi mi serve una Walter Coupé. Ho un po' di gente che cerca dei pezzi, ma non trovo un'auto. E beh, perché tu non sai ovviamente dove guardare. Ogni volta che passo per Hunter, se ne vedo una parcheggiata vicino a un bar. Il posto è Lone Star, credo. Già, ma è un quartiere nero. Darei troppo nell'occhio. Va bene, senti, ti do $350. Ne vale la pena, no? 400. Va bene, d'accordo. Va bene, Vito, andiamo, andiamo. Nel frattempo ti manderò il conto della lavanderia per il cappotto. Se fai pure, cambierò indirizzo, stronzo. Ok, ascolta. Questo è il tuo primo incarico. Quindi non mandare tutta a puttane, eh? Oh, Vito, prende qua. Non si sa mai. Però. Ehi, Mike, posso provarla qui fuori? Certo, fai come ti pare. Avanti. Mira quel vecchio rottame. Ancora benzina dentro? Mi ricordo una barzelletta sui polacchi. Già, ora che ci penso. Fottiti! Ok, basta sparare. Abbiamo del lavoro da fare.
Ok, torna da dove siamo venuti e prende la strada principale verso ovest. Non passare di nuovo per la città. Adesso. Com'è essere di nuovo a casa? Bello, ma andrebbe meglio se avessi dei soldi in tasca. Ehi, affrettaci. I soldi non danno la felicità, sai? Ma non dire cazzate. Sì, ti sto prendendo per il culo. Non preoccuparti dei soldi. Questo lavoretto è solo l'inizio. Presto ci navigherai nei soldi. Allora, Sand Island è sempre lo stesso buco di merda? No, adesso si sta una meraviglia. Davvero? E che minchia è successo? I negri sono migrati al caldo per l'inverno. Ma certo che è un buco di merda, Vito. Sei stato via un paio d'anni, ci vorrebbe ben altro per sistemare sto posto. Quelli si moltiplicano come conigli, ecco cosa fanno. Eppure peggio di prima. Adesso sono anche messi insieme in una specie di banda. Come minchia si chiamano? Beamers, Boomers, una minchiata del genere. Che minchia ne so. Ah, benone, cazzo. Ehi, ma di che ti preoccupi? Sono animali. Non fanno che spacciare droga e ammazzarsi fra di loro. Non ti daranno problemi. E se lo fanno, usa la pistola che ti ho dato. A proposito, che novità è questa? Perché vai in giro armato? In questi tempi non puoi fare affare senza, specie da queste parti. Tu sì che sai come tranquillizzare la gente, vero? Avevo dimenticato quante carine questa zona. Sai che dico, prima o poi mi comprerò una casa. Ma sento, è appena tornata e già si sente troppo importante per il suo vecchio vicino. Ehi, non rompermi le palle, davo solo un'occhiata. Ci vorranno anni prima che possa permettermi un posto così. Mi piace lo champagne, ma compri la birra, amico. Ma non ti preoccupare, ti aiuterò a cambiare le cose. E quella bellezza color crema laggiù. Stai attento. Fai in fretta e levati dal cazzo. Rompi un finestrino se devi. Io ti aspetto da Mike. E se ci sono problemi? Allora risolvili. Senti, consideralo un esame. Se non ce la fai, so che cercano gente in fabbrica. Era solo per sapere. Buona fortuna, amico. Ci vediamo da Mike. Ehi, ma che cazzo stai facendo? Oh, merda. Ehi! Cosa fai, figlio di puttana?
Ehi, missione compiuta! Com'è andata? Una passeggiata. Tranne che l'auto era di un gruppo di idioti che volevano farmi fuori appena te ne sei andato. Probabilmente erano i Bombers. Hunter è il loro quartiere. Non dovete preoccuparvi di quelli come loro. Se ne stanno per strada. Dicono cazzate, rubano stronzate, fumano erba. Vediamo cos'hai qui. Oh, bello. Niente macchie. Pulita. Dove avrà trovato i soldi per questa? L'avrà rubata anche lui. Bella però. Quant'è che ti avevo promesso per questa? 600. Mi piace il tuo amico Joe. Ecco i tuoi $400. Passa ancora, ok? Faremo qualche altro affare. Contaci, Mike. Ci vediamo, Mike. Tornerò presto. Va bene, ragazzi. Ci vediamo. Ecco i tuoi 300. Prendo la mia parte come intermediario. La prossima volta sarai da solo. Ottimo. Grazie, Joe. Bene, andiamo a casa. Sono sfinito. Dovresti prendere l'autostrada, Vito. Va bene, hai finito quel lavoro senza fare cazzate. Ben fatto. Già, ma mi hanno quasi sparato. Non sono sopravvissuto alla guerra per morire a Sand Island. Ehi, fa parte del mestiere, amico. Prendere o lasciare. Del resto non sei qualificato per fare altro, no? Sì, forse hai ragione. Non preoccuparti, vedrai che sarà una passeggiata. Cos'è questa storia con Bruschi? Fa comodo conoscere uno come Mike. Ha un caratteraccio, ma ha sempre qualche affare per le mani. Macchine usate da solito. Per un po' è finito dentro. Ho sentito che una volta rapinava distributore di benzina. Vuoi fargli pagare la lavanderia per la tua giacca? No, lascerò perdere. Faccio un mucchio di affare con quello lì e ha un pessimo carattere. Una volta eravamo alle corse e un coglione gli ha rovesciato una birra sulla schedina vincente. Mike lo ha pestato fino ad acciagarlo. Per $10! Sembra proprio un pezzo di merda. Già, bisogna saper trattare con questa gente. E Mike è un agnellino in confronto a certi tizi che ho conosciuto da quando sei partito, vedrai. Qui intorno c'è un posto sicuro per parcheggiare. Non voglio lasciarla per strada. Certo, mettila con la mia nel garage. Ci sono troppi criminali in giro. Qui intorno non è più che una volta, eh? Hai fame? Ho un po' di roba in frigorifero. Hai fame, vedo? Prendi quello che vuoi dal frigorifero.